c'è la percezione quando si arriva, tante persone lo dicono questo, che arrivare a viaggio significa che vedere intanto una cosa della normalità. Io ribadisco sempre questo concetto, così che non è per nulla una cosa che, come succede nelle grandi città dove ci sono queste multietnicità, no? Non è per nulla una problematica questa, anzi, se tu vieni alla scuola nostra, la scuola dove i bambini, è un fatto normale per loro, naturale, che sono insieme, non, forse questi complessi ce li facciamo le persone adulte. E questo porta ad avere poi anche una forma di protagonismo nelle strade, così nei luoghi anche di aggregazione sociale, così trovi le persone che stanno insieme in una condizione di normalità. Siamo una comunità di nella parte alta di Viaggio, 590 abitanti. Giusto l'altro giorno abbiamo fatto proprio un'indagine statistica e la popolazione è divisa. Oggi siamo arrivati a metà persone di Viaggio e metà cittadini immigrati che vengono da oltre 20 diverse nazionalità. Secondo me non ci dovrebbero essere delle regole, 6 mesi, così, un anno, così, delle queste scadenze che creano quelle apprensioni che tu, no, assolutamente, oppure che ti mettono in rosso come se hai fatto un reato addirittura dentro le banche dati, così, del servizio centrale, ma dovrebbe essere una prerogativa di chi gestisce a livello territoriale, perché loro comprendono se c'è la possibilità, se la persona o il nucleo familiare hanno raggiunto un livello così di autosufficienza tale da poter permettere un percorso di autonomia. Io la vedo così. Non si possono obbligare le persone ad andare via. Questa è una cosa. Io non voglio mai che nel mio comune qualcuna delle organizzazioni che gestisce questi progetti si arrivi a questo. Io parto da un concetto che siamo tutti come di un'unica famiglia, non per niente. E io ribadisco nelle diverse circostanze che qualcuno me lo chiede, per me deve essere una cosa incondizionata. No, finché ci sono case che ci sono posti, in un modo naturale, le persone che arrivano vuol dire che hanno bisogno, vuol dire che non hanno un luogo dove andare. E alla fine credo che come sindaco di che cosa potrei gratificarmi se non... Ho tutti questi anni che ho svolto, che ho avuto questo impegno così, anche semplicemente essere occupato di problemi degli esseri umani, delle persone, essere stato di supporto anche a risolvere, e questo mi gratifica molto, ma non solo, ma credo anche che è come se abbiamo in qualche modo stimolato le coscienze a dei sussulti di umanità anche nella nostra comunità. Io, questa è la cosa più gratificante. Penso un giorno, è come un giorno questo rimane, come avere dato un contributo per migliorare il mondo.